gennaio 2017, gennaio 2022, 5 anni di FIOPS. La FIOPS, Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva, è nata nel 2016 su impulso delle aziende Colmich, Trabucco e Tubertini per cercare di dare un contributo a livello nazionale nella direzione della tutela, valorizzazione e promozione della pesca sportiva in mare e nelle acque interne e del suo indotto socio-economico. In questi anni FIOPS ha lavorato cercando di dare il proprio contributo per il miglioramento delle relazioni politico-istituzionali del settore della pesca sportiva italiana con tutti quei soggetti, politico-istituzionali e non, che hanno competenza in materia di pesca sportiva. Dai ministri e sottosegretari dei governi che si sono succeduti ai presidenti delle commissioni competenti di Camera e Senato, passando per parlamentari, senatori, presidenti di regione, assessori regionali, sindaci. L'obiettivo che la FIOPS fin dall'inizio si è posta è stato quello di far crescere l'influenza del nostro settore e di far sentire più forte la voce dei pescatori sportivi italiani. Di tutti. L'attività della FIOPS è stata possibile in questi anni grazie al sostegno economico delle aziende Colmich, Trabucco e Tubertini e grazie alla lungimiranza e visione di tre imprenditori pescatori come Andrea Collini, Gabriele Tubertini e Roberto Trabucco, che nei ruoli di presidente e vicepresidenti dell'associazione hanno compreso quanto il settore della pesca sportiva avesse bisogno di rappresentare la propria capacità di rappresentanza e influenza politica a livello nazionale. Fondamentale in questo percorso è stata la collaborazione attivata con la FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato del CONI. In questi anni, infatti, la FIPSAS ha ulteriormente aumentato la propria capacità di rappresentanza di tutti i pescatori sportivi italiani, mentre la FIOPS ha cercato di rappresentare anche le istanze e le esigenze complesse del mondo del mercato e dell'indotto della pesca. Insieme abbiamo affrontato anche le problematiche e le opportunità della pesca sportiva in mare e nelle acque interne, il problema del bracconaggio ittico, il tema dell'immissione degli alloctoni. Insieme siamo stati, e lo siamo tuttora, punto di riferimento per tutti i pescatori italiani per tutta la durata della pandemia. Insieme e in collaborazione con il canale dei pescatori italiani, Italian Fishing TV, abbiamo cercato di valorizzare la valenza socio-economica e l'importanza della pesca sportiva da un punto di vista di marketing territoriale. La pesca sportiva, la nostra grande passione, una passione che continueremo a difendere, promuovere e valorizzare affinché riesca a ottenere a livello nazionale il peso e la considerazione politico-istituzionale che merita.